Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ai piedi di questo bellissimo mosaico dove Padre Pio si intratteneva almeno un'ora circa in preghiera, proprio qui. Oggi per leggervi una lettera che scrive a Padre Benedetto, il suo ministro provinciale, nel 1914, il 4 maggio. Padre Pio era a Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a stare a casa. Appena stava meglio, quindi poteva ritornare in convento, stava di nuovo male, quindi era costretto a tornare a Pietrelcina. Ma nel 1914, ecco, racconta il suo stato d'animo, cosa stava passando la sua anima. Che devo dirvi della mia povera anima? Ahimè, è troppo infedele è stata col suo Dio, scrive Padre Pio. Viva Gesù sempre, che non rimuove mai la sua misericordia da me. Ci sono dei momenti nei quali nel cielo dell'anima mia si addensano nubi così oscure e tenebrose da non lasciar passare neanche debolmente un raggio di luce. È l'alta notte per l'anima. L'anima viene posta in afflizioni estreme, pene interiori di morte. La divina bontà viene rappresentata all'anima in tal modo da non poter, poverina, godere di tanta bontà che possedimento di amore, ma glielo lascia sospirare solo da lungi un tal possesso con desideri estremamente penosi. L'anima è posta in questo stato e anela a Dio, fonte di ogni bene, solo con un profluvio di lacrime palesa la pena delle sue brame. Tutto l'inferno allora si riversa con i suoi ruggiti cavernosi su di lei, tutta la vita passata, presente e spavento per essa, i suoi peccati, i suoi mancamenti, con i quali si è allontanata tante volte da Dio, essa li vede chiaramente e distintamente, e l'amarezza che ne sente è tale che appena appena ad intelligenza umana è possibile immaginare. Non è tutto ancora. L'anima stessa sembra che si sia votata a congiurare contro se stessa, servendosi a tal fine della fantasia e dell'immaginazione. I belli giorni passati con dolcissimo Gesù spariscono del tutto dalla mente. Non può l'anima posta in tale stato fare a meno di esclamare: per me tutto è perduto. Lo strazio che prova la poverina è tale che non saprei differenziarlo dalle pene atrocissime che soffrono i dannati all'inferno. Tale stato non dura a lungo, in una stessa intensità, e ne potrebbe, a mio credere, durare più a lungo senza che l'anima uscisse dal corpo. Questo è quanto provava e viveva il giovane frate Pio da Pietrelcina, sacerdote, nella sua cara terra natale, da solo, e raccontava tutto al suo padre spirituale.